Risalendo la via Monte Cerere, appena passato un laghetto artificiale, sulla sinistra incontriamo la località di Frassineto. Lungo il sentiero che conduce al castello ci accompagna un robusto muro in sasso punteggiato da piantine di capperi. Proseguendo arriviamo a questo arco a sesto acuto. È ciò che resta della porta di entrata al castello di Frassineto. Le prime notizie certe di questo castello risalgono al 1176. Era dotato di robuste strutture difensive. Le mura, rialzate nel corso dei secoli, erano quasi un metro di larghezza. Grazie alla sua posizione a strapiombo sui calanchi della Valle del Sillaro, la parte verso la Romagna era ben protetta. Verso Bologna, invece, lungo il muro, correva un profondo fossato. La bella porta a sesto acuto che vediamo oggi era dotata di un ponte levatoio ed era sovrastata da un cassero. La caratteristica che dona maggior fascino a questa fortezza è sicuramente la torre circolare a tre piani, che è servita anche come prigione. Nel 1293 viene costruita la strada verso Castel San Pietro, prima c'era soltanto una mulattiera, e questo contribuisce a liberare queste zone dal millenario isolamento. Trovandosi sulla linea di confine, gli assalti a questo castello furono numerosi e cruenti. Nel 1296 resiste ai ferraresi e viene ulteriormente fortificato dai bolognesi. Nel 1428 viene strappato a Bologna e passa sotto il Papa. Tornato poi ai Bentivoglio di Bologna, viene riconquistato dalla Chiesa nel 1506 e parzialmente distrutto. Fin dal 1300 esisteva all'interno del castello una chiesa dedicata a San Bartolomeo. La chiesa e il campanile che vediamo oggi sono della metà dell'Ottocento. Nel 1921 la nuova chiesa, sempre dedicata a San Bartolomeo, verrà costruita nel fondovalle lungo la strada del Sillaro. A partire dal 1900 questo luogo verrà definitivamente abbandonato. È un vero dispiacere vedere la decadenza di questo castello che nei secoli ha superato tanti assalti armati. Speriamo vivamente che qualcuno provveda al suo recupero.